0,0. In questo episodio di Java in 2 minuti vi spiegherò come utilizzare l'algebra booleana. Per aiutarmi con gli esempi immaginiamo di essere una stanza con un interruttore, con un sensore di movimento e che in base a questi due input dobbiamo accendere una lampadina, che sarà di fatto il nostro output. Innanzitutto creiamo una variabile booleana chiamata stato interruttore, con valore falso. Per farlo scriverò boolean stato interruttore uguale false. In seguito ne creeremo altre due relativamente per il sensore in movimento e la lampadina. Iniziamo provando la congiunzione AND. Per questo esempio dobbiamo fare in modo che per accendere la lampadina sia l'interruttore sia il sensore in movimento siano attivati. Dopo questa premessa abbiamo che la congiunzione AND in Java si esprime con e commerciale, di conseguenza nel programma imposteremo l'output con output uguale stato interruttore e commerciale stato movimento. Aggiungendo un'istruzione di stampa alla fine otterremo che l'output sarà false. Cambiando i valori delle due variabili di partenza in true, l'output diventerà true. Passando alla congiunzione OR, dobbiamo presupporre che la lampadina si accenda quando almeno uno dei due input si attiva. La congiunzione OR in Java si esprime con barra verticale, di conseguenza nel programma imposteremo l'output con output uguale stato interruttore, barra verticale stato movimento. In questo modo otterremo true, ma se mettiamo tutti e due gli input a false otterremo appunto false. Continuando con la congiunzione XOR, qui dobbiamo presupporre che sia impossibile che la luce sia accesa quando tutti e due gli input hanno lo stesso valore. Detto ciò, in Java la congiunzione XOR si esprime con accento circonflesso. E per impostare l'output del programma scriverò output uguale stato interruttore, accento circonflesso, stato movimento. In questo modo otterremo false, ma se accendiamo l'interruttore l'output sarà true. Per la congiunzione NOT prendiamo il programma che abbiamo appena scritto, però abbiamo bisogno che agisca al contrario, quindi quando i due input hanno lo stesso valore l'output è true, e se sono diversi l'output è false. Questo ci potrebbe servire per calibrare il sensore di movimento. La congiunzione NOT si esprime con punto esclamativo, quindi l'output del programma diventerà output uguale punto esclamativo aperta parentesi tonda stato interruttore accento circonflesso stato movimento chiusa parentesi tonda. In questo modo otterremo false. Se il video ti ha aiutato a capire l'argomento, lascia un mi piace. Altrimenti lascia un non mi piace. In ogni caso puoi sempre commentare per aiutarmi a migliorare i video futuri.